Ed era successo questo, che dopo che io feci quell'audizione, Ugo Tanzini cominciò a urlare: come? Vengono qui a farci perdere tempo queste cose, che questa non ha né la voce, né la musicalità, né la niente ma di niente, ma che cambi mestiere e che non venga a farci perdere tempo a noi. Ma pensa te. E invece c'era la direzione generale presente e il podestà, quindi alla raccomandazione, loro hanno dovuto dare un po' di valore a questa raccomandazione, no? E loro mi hanno richiamato. E io sono andata a fare questa audizione, non lo so come, dopo, però il destino era che io dovevo cantare. Nel corridoio di questo teatro passava il maestro Gerussi, Luigi Gerussi, che era insegnante di canto. Sente una voce per istinto, si ferma in fondo a questo salone e ha sentito la mia audizione. Quando io sono andata via, ho cominciato Tanzini, ma basta a farci perdere tempo con questa gente che non ha né la voce né musicalità, non ha niente di niente, ma che questa cambi mestiere e che non ci faccia perdere tempo a noi, che se compare ancora una volta io vado via perché non ne posso più di sopportare. Vabbè. Il maestro Gerussi piano 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 si avvicina, ma lì che c'era il gruppo di questi tre maestri, e dice: per me sbagliate tutti, questa ragazza possiede tutto, la voce, musicalità e personalità, però hanno avuto la cosa di cacciarle dentro ogni cosa. Io vorrei provare. Tanzini dice: Gigino, vuoi perdere il tempo? Perdilo, ma che io non la veda mai più, che non lo senta mai più, basta, eccetera. Allora mi chiesero se avrei studiato col maestro Gerussi. Mio padre mi disse: senti, anche Gesù Cristo è caduto 3 volte sotto la croce e poi è risorto. Tu sei caduta 3 volte sotto le mani di quelle disgraziate donne. Può darsi che questa sia la rinascita, certo, chi lo sa. Certo. Noi non ci opponiamo, tu fai quello che ti senti di fare. Se vuoi ricominciare a studiare bene. Io accettai, andai dal maestro Gerussi, non dico quello che sono state le mie sofferenze, perché lui mi parlava, ricordati, saper respirare, sostenere, si sa cantare. Per me era una cosa nuova, chi certo, non l'avevo mai capito. Insomma, che ho cominciato a fare quelle lezioni, respirare, sostenere, una cosa che era un diaframma, i muscoli addominali, chi mi aveva mai parlato niente certo. Di tutte queste cose? Io ignoravo tutto, vero? Ecco, io ho sofferto l'anima mia. Un giorno proprio ho detto, sono proprio andata giù, ho detto: maestro, non ce la faccio. E lui mi guardò torvo e mi disse: ricordati, sia l'ultima volta che mi dici che non ce la fai, perché se anche dopo tu muori, muori pure lì, ma prima di morire me lo devi fare. Quindi ero sotto il terrore praticamente, che poi lui mi disse: se non era così, non riuscivamo in un tempo quasi in fretta, ecco. Ad ogni modo, sempre sotto il terrore ero, e poi male la schiena, io mi sentivo come se andassi a pezzi addirittura, respirare e sostenere, chi l'aveva mai fatto? Io respiravo come venivo. Però quando parliamo nella vita è così, normale, no? Si respira e si parla. Detto, maestro, non ce la faccio. E lei mi ha detto: se anche se tu muori lì, muori pure, a me non importa, ma prima di morire me lo devi fare. Perciò ero sotto il terrore, veramente. E lui dice: se non ero così, non potevamo in fretta raggiungere una certa meta, no? Ecco. Quindi ho sofferto l'anima mia, i pianti che mi sono fatta, la disperazione, capire cose che nessuno mi aveva mai insegnato, ecco. Però nel frattempo avevo fatto la scuola da cross, che era l'unica che c'era in Italia, a Torino. La scuola da cross era una scuola splendida, meravigliosa, dove si veniva tutti snodati e poi si applicava la musica. Però si insegnava a camminare con la musica. Arte scenica. Arte scenica, era arte scenica non propriamente, ma come ci si muoveva, come si camminava. E quindi voglio dire, lei è stata fortunata. Questi movimenti morbidi, eccetera. Lei è stata fortunata perché allora
magari sotto la guerra e poi alcune famiglie non avevano neanche le possibilità economiche di poterlo fare. Evidentemente sì, il suo babbo era... E venne a Torino. Sì. Ah, era magistrato, quindi... Sì, voglio... sì, però era... chissà quante se ne sono perse in strada durante anche la sua... Ah, sì. Ma venne a Torino, poi facevo anche con Giorgio Federico Ghedini, facevo armonia, facevo anche quel corso. Capito. E... Sì, no, è vero, c'è il Genato che si sta sciogliendo. Facciamo un piccolo break. Scusi tanto, signore. Scusi, devo interrompere. No.